Salve a tutti cari follower, benvenuti in questa bellissima giornata di inizio autunno per fare una fantastica cosa. Con la speranza che il nostro cameraman dietro Walter non si suicidi, sta camminando indietro, quindi ciao Walter, grazie mille. Sono qua con un fantastico ospite, per chi ci segue già lo conosce benissimo, perché stiamo parlando di Bruno Mirabella, il creatore e ideatore di Like Me Like a Joker. Ciao Bruno, grazie per essere ciao. Qui. Ciao, ciao a tutti. Qual è però la cosa bella? Cioè, non è che è venuto un'altra volta per parlare di Like Me Like a Joker, anche perché dice l'ho fatto, anche se dopo ci racconterà che cosa è successo. Bruno, durante il lockdown, si è congegnato qualcosa, si è inventato qualcosa. Noi siamo stati chiusi in casa, Bruno anche, ma in questo frangente ha fatto qualcosa. Bruno, che cosa è successo quando sei stato chiuso in casa? Allora, praticamente è successo che avevo i set chiusi della serie e quindi ho detto, bah, qua ora non farò più nulla, quest'anno lo posso bruciare. Esatto. Se no un post produzione della serie, ma perché avevo anche dei progetti nuovi che stavo ideando e mi sono chiusi i set. E praticamente due settimane dopo il lockdown mi contatta un filmmaker, produttore canadese, Randy Brozowski, che avevo conosciuto nei festival internazionali grazie alla serie Like Me Like a Joker, quindi a Seul l'anno scorso, ho vinto via regia. E Randy mi dice, guarda Bruno, voglio creare una serie web internazionale. È la prima volta che tutti noi, tutta l'umanità si trova in un unico evento simultaneamente. Fantastico, infatti. E quindi dice, perché non approfittiamo per raccontare il lockdown ma attraverso una serie sci-fi? Cioè, non parlando di un virus, ma parlando di un'invasione aliena, dove ognuno di noi creava un episodio in maniera indipendente a casa con i limiti che il proprio paese ovviamente dava per il lockdown imposto nel determinato paese. E ho detto, secondo me è geniale questa idea, perché partecipavo anche ad altri progetti internazionali, per esempio di documentari. Questo invece voleva parlare del lockdown senza mostrare però la pandemia e il virus, ma attraverso un'invasione aliena, questi alieni che ci piombavano addosso e quindi con i governi di tutto il mondo che, come in questa realtà, chiudevano tutti quanti perché non sapevano le intenzioni di questa civiltà. Quindi The Nine, in pratica, con la scusa del lockdown, quindi voi ragazzi vedete le riprese del corto che ha fatto Bruno, fantastico, si vede una città deserta solo con lockdown, tra l'altro, o con gli effetti in CGI, ovviamente, però è veramente fantastica questa cosa. Quindi con la scusa del lockdown avete creato un'invasione aliena, quindi alieni che sono in queste città e voi giustamente convivete con queste realtà che non vogliamo dire nulla perché sennò addio e vi licenzio. Parliamo di homemade, cioè tu hai fatto tutto in casa, quindi non avevi studio, non avevi magari l'attrezzatura così di solito, hai fatto tutto in casa con mezzi di fortuna, cioè ci racconti un po' com'è nata, perché è molto importante. Allora, in realtà ero chiuso con Noemi Sava, che come sai nella serie Queen Like a Joker interpreta Harley Quinn, è prima operatrice e montatrice. Sì, tra l'altro fantastica interpretazione, sembrava lei, tra l'altro, quindi diciamo il fatto di essere così particolare e così caratterista gli è servito perché ha fatto un ottimo personaggio, poi ovviamente lo vedrete. Allora, in realtà la camera ce l'avevamo, le luci ce l'avevamo perché sono a casa mia. Il problema è che eravamo solo due e non volevamo fare un corto da due persone in casa. Esatto. Volevamo fare un episodio fatto bene, come l'avremmo fatto con una troupe, ma con i limiti del lockdown, senza poter vedere nessuno, e con l'attrezzatura che avevamo, solo in due, recitando, girando, scrivendo, facendo tutto insieme, quindi ritornando un po' anche alle origini, no? Che inizi così fai, certo. Io le cose che ho fatto le faccio da solo, con mia sorella, eccetera. Fantastico. E quindi sono ritornato un po' con le conoscenze di questi anni a rifare una cosa da solo per una collaborazione internazionale che non sarebbe mai nata con il lockdown. Questo è il paradosso, certo, no? Quello è anche importante in effetti. La cosa che noi ci siamo ritrovati a fare ovviamente è girare. Volevamo fare per esempio una carrellata, eravamo solo due, quindi con delle lenze tirare la camera, cioè quindi in mille modi, proprio arcaico, lo stile arcaico, perché non volevamo farlo vedere. Tu l'hai visto l'episodio, non me lo vorrei vedere che era girato solo da due persone, cioè certo. Volevamo dare appunto la sensazione che potevamo fare qualcosa di più, cioè che il lockdown non era solo un limite ma anche un modo per sperimentarsi. Ma sai, infatti quando io ho visto, ovviamente io l'ho visto perché è fantastico, ho detto ma è impossibile che l'avrei fatto in due, siete riusciti a ricreare un'atmosfera così particolare, quindi oltre a consigliare la visione dovete anche vedere la capacità di ingegnarsi per creare qualcosa in due persone. Poi quando lo vedete, poi lo vedono i ragazzi, ma è veramente particolare questa cosa. Quanti paesi hanno partecipato? Allora, hanno partecipato sei paesi, formalmente, dico probabilmente che c'è un episodio in realtà corale, in cui hanno partecipato tantissimi paesi,
E sono Stati Uniti, Canada, Hong Kong, Germania, Repubblica Ceca, tutto il mondo. Più questo episodio corale, perché noi siamo concentrati sul nono giorno, perché il focus della serie è non tanto l'invasione aliena, ma come le persone che hanno preso, hanno vissuto questo momento angosciante, no? Certo. Come la vivono però nella quotidianità? Esatto. Qual è la nuova quotidianità? Che è un po' quello che è successo col coronavirus anche sì, da noi. Tra l'altro è stata una cosa abbastanza. Però è bella questa cosa che siete riusciti a concedere. Tra l'altro l'Italia è stata rappresentata dalla fantastica e bellissima Sicilia. Io sono di parte, siamo di parte. Però il fatto che è stata scelta comunque la Sicilia, che tu sei stato comunque il capostipite di questa bellissima avventura, fa presagire che il sud Italia, molto bistrattato, molto trattato come se noi siamo gli ultimi del mondo, è riuscito a creare una interconnessione con tutti questi paesi. No, parliamo di Hong Kong, parliamo di Praga, parliamo di New York, quindi stiamo parlando comunque di realtà internazionali ed è bellissima questa cosa, visto che magari molti parlano di questa povertà di cinema in Italia, ma anche a livello di web series è veramente fantastica questa cosa. Io so che questi giorni sono stato abbastanza in fermento, ci siamo sentiti un po'... Eri un po' agitato. Che cosa è successo nel frattempo che è uscita questo The Nine? Hai partecipato a qualche evento? Sì. Ecco, infatti. Allora, perché ovviamente i festival non sono fermati. Quest'anno abbiamo partecipato al Minnesota Web Fest, che è un festival diventato online, come molti altri festival che cui stiamo partecipando e cui parteciperemo. Questa è anche la forza delle web series, certo. Perché già noi eravamo in qualche modo preparati a livello proprio culturale ad affrontare uno smart working del posto di cui lavora, anche nei festival. E abbiamo vinto migliore musica originale. Cavolo, sì, bella cosa. Il nostro compositore Marco Vismara, proprio sto prendendo un pezzo della colonna sonora proprio della seconda stagione, quella che apre le porte ai manicomi dell'Arkham Asylum. È bellissima, infatti, è bellissima. Che è il nostro ospedale garibaldinese di Catania. Sì. E la cosa bella comunque è mostrare questi festival sia i luoghi di Catania, no? Perché c'è molti festival su Catania, come Gotham City e adesso anche come una città che sta in base a... Sì, infatti è fantastica questa cosa qua, è molto bella, è molto importante perché queste vittorie fanno sì che la città in cui vivi, la nazione in cui vivi, abbiano un lustro anche a livello internazionale, sì. Quindi è veramente una cosa molto 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 positiva, sia come Black Mirror, Like a Joker, ecco, sono sicuro che sarà bene. Una web series fantascientifica bellissima sul lockdown. Quindi voi ragazzi immaginate, lockdown, non c'è nessuno per strada, gli alieni sembra che ci invadino, non dico più nulla. Quindi sarà molto molto e siamo al nono giorno di questa invasione, di questo lockdown. Anche perché i diversi episodi sono anche di diversi generi. Quello di Hong Kong è horror, il nostro è un dramedy, quindi... Sì, tra l'altro ho visto... Se non c'è, costruire una storia insieme. Sì, ho visto anche quello di New York, è abbastanza particolare, sì. Fatto molto, è molto molto, molto bella questa cosa. Sì, e questa comunque ognuno di queste fantastiche web series ha qualcosa di diverso. Tra l'altro quello di Hong Kong è abbastanza malato, l'ho visto, è fantastico. Cioè, ma la cosa fantastica qual è? Che Hong Kong narrava di un lockdown in cui addirittura si aveva scarsità di cibo, cosa che successe realmente in Cina col virus, no? Esatto. Quello di New York, stavo tornando veramente a casa in Giorgio con la macchina, gli era stato cancellato il volo. Nella realtà, gli è sfruttato il mondo reale per parlare della serie fantascientifica, capito? Quindi abbiamo parlato di un lockdown vero, che vivevamo noi con i diversi modi in cui abbiamo vissuto diversi paesi del mondo. Noi siamo rimasti a casa, come Andy Brock. Fantastico, invece... Passando un po' al lato, perché io ho visto che ci sono un po' di similitudini con tantissimi giochi, con tantissimi videogames, soprattutto il fatto degli alieni, tutte queste cose qua. Ma prima di parlare di questo, Bruno, anche tu sei stato lockdown. I videogiochi, almeno un po' tutti quelli che hanno avuto il piacere di giocarli durante il lockdown, sono rimasti felici perché hanno riempito le loro vite. Tu, Bruno, hai giocato? Ti sei divertito oppure non hai fatto nulla? Cioè, hai visto un po' della forza dei videogames in questo sistema ludico, un passatempo per passare queste intere giornate in cui veramente, ragazzi, si stava impazzendo? Assolutamente sì. Guarda, la prima cosa che ho fatto quando sono stato paralizzato, quello che stava uscendo in giro per il mondo, è stato proprio quello. In quella settimana in cui dicevo ero bloccato, io mi sono aggrappato ai videogiochi. I videogiochi sono stati importanti, secondo me sono stati importanti. Anche i videogiochi abbiamo giocato nel passato per affrontare. Esatto. Cioè, l'immaginario che noi ci siamo costruiti quando eravamo ragazzi ci ha aiutato ad affrontare questo mondo nuovo rispetto alle generazioni magari più anziane, secondo me.
E durante il lockdown, per esempio, la cosa assurda è giocato tutti i giochi post-apocalittici. Sì, anch'io. O dicevano i zombie, se ne resenti con 6. Anch'io l'ho fatto. Vabbè, ma anch'io l'ho fatta questa cosa, perché comunque, vedi, sembra una cosa abbastanza scema e stupida, però a me mi è capitato che comunque mi sono immaginato questo mondo anche io, poi ovviamente noi i creativi o comunque chi gestisce chi ama il mondo dei videogiochi immagina. Io mi sono passato tutto il tempo a giocare a Doom, giocavo a Doom, ho giocato a Batman Arkham Knight per la quarta volta, però ho fatto, mi sono veramente, ho trovato nei videogames uno sfogo molto 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 importante. Sì. Ovviamente ragazzi, non bisogna mai esagerare, però il sistema ludico veramente è riuscito a salvare da quella noia mortale che è stato il lockdown. Sì, sì. Ma io ti voglio chiedere una cosa, ho notato anche che all'interno di una tua parte della serie, della web series, c'è un piccolo, come dire, un piccolo easter egg, non diciamo qual è. Come mai hai deciso di inserire proprio quel personaggio? Perché sai, ce ne sono tantissimi. Perché il protagonista del mio episodio di The Nine, si chiama l'episodio tra l'altro Schrödinger Paradox, sì, il paradosso del gatto di Schrödinger, volevo che fosse un rappresentante della nostra generazione, un trentenne che ha avuto il suo passato nerd, sì, sì, e che uno dei suoi parametri è valutare se qualcuno appartiene alla specie umana, sì, appartiene a lui, sì, a lui o meno, è proprio la conoscenza dei videogiochi più sì, conosciuti. Esatto. È proprio quelle strade di cui mi parli, parla di un videogioco, è un test per capire se altri appartengono alla specie umana, no? Perché ma se infatti, non lo conosci non, certo, lo puoi, non puoi essere. Tra l'altro hai beccato un gioco fantastico. Io quando lo vedete, perché, oh cavolo, perché un grande classico. Un grande classico che tu comunque hai fatto dire. Tra l'altro sono tre bellissimi giochi dedicati next gen a questo personaggio, non diciamo qual è, vedetevi la puntata, però è bello che tu hai inserito comunque un personaggio che magari non può c'entrare nulla con la serie, ma che ti fa riscoprire magari quella cosa, cavolo, perché non lo gioco anch'io? Perché è un po' quello che abbiamo fatto tutti, abbiamo, sì, giocato a ogni tipo di gioco, è bella questa cosa. Parlando proprio di questo easter egg che hai inserito, tu a che giochi hai giocato durante il lockdown? Come ti sei distrutto questa esistenza? Allora, videogiochi. Trovandomi a casa con Noemi, no? Mm-hmm. Che è la mia compagna di vita, la mia collaboratrice in tutto. Harley Quinn. Allora, intanto vi ho giocato a Injustice. Vabbè, e quindi ci combattevamo con i nostri personaggi. Ti siete fracassati. Siamo fracassati, boh, lei soprattutto è abbastanza brava a prendere a caso. Bene, poi? Poi Resident Evil 6, vi ho giocato sempre in cooperativa. Ah, no, tutti giochi horror di mazza bene, infatti era quello prima. Poi ho invece con mia sorella, che si trova a Milano, tra l'altro, in tutto questo. Abbiamo giocato a World War Z, che c'era l'Epic Games che l'aveva dato gratis. Ah, beh, un giochi positivi. Tutti positivi. E poi The Last of Us. Quindi, capito, tutti i giochi che potevano in qualche modo essere una catarsi. Esatto, giocare questi giochi, perché sì. La sensazione di post-apocalisse che ci è stata sempre raccontata, esatto, la stavamo vivendo in quel momento, che non sapevamo cosa stava succedendo. Ma tra l'altro anche un po' esorcizzare il momento comunque. Sì. Ma proprio parlando di videogiochi, allora, tu sei un regista, immagini mondi, crei mondi, ma lo vedresti Day 9 come un videogioco? E cosa ti immagineresti che magari si facesse all'interno di questo mondo, per esempio? Allora, sì, non lo immaginerei troppo, perché tutti i personaggi, ci sono dei personaggi che escono fuori dai finali di ogni episodio di Day 9. Non diciamo cosa, ma tutti escono in qualche modo cambiati, trasformati. E quindi io vedrei un videogioco come sequel della serie Day 9. E cosa succede dopo? Cosa succede dopo? Questi personaggi in giro per il mondo in qualche modo, con diverse magari mappe nella Terra, in qualche modo però si ritrovano tutti quanti insieme. E uno di questi personaggi, l'episodio di Hong Kong di cui tu hai prima parlato, secondo me potrebbe essere di quel villain invece. Quindi come se la serie è le origini, magari si vedono, sì, in qualche flash, sì, del, sì, gioco. Sì, 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 sì. Sì, secondo me sì. Perché comunque Day 9 si concentra molto sull'umanità, su come l'abbiamo vissuto. Esatto, no? Infatti, in diversi modi, drama, commedia, sì, horror. Come abbiamo vissuto questo momento è importante. Cioè, secondo me è stato importante narrare proprio questo momento, la routine, la quotidianità. Sì, esattamente. Però secondo me escono fuori dei personaggi più forti, sì, che sarebbe interessante da vedere in un videogioco. Una specie di The Last of Us formato Independence Day, sì, formato fantastico, formato perché corale. No, è veramente bella questa cosa. Sì, io me l'immagino pure. Mi immaginerei un'avventura in terza persona dove devi sminchiare gli alieni, però
purtroppo amo gli FPS, ragazzi, però è così. Anche perché secondo me può uscire veramente un prodotto videoludico d'eccezione. Sì, perché sono persone normali, è quotidiano i personaggi di The Nine, quindi magari con mezzi di fortuna riuscire a trovare il perché, soprattutto perché di questa invasione, no? A scoprire, a esplorarlo di più rispetto a quello che fa la serie. E magari in qualche modo incrociare le varie strade, le varie sarebbe fantastico, cavolo, perché comunque è una serie che rispecchia tutto il mondo, quindi tutti i personaggi che magari si incontrano, sarebbe veramente bello. Se c'è qualche sviluppatore che è interessato, contattate Bruno o comunque gli altri 30 miliardi di persone che hanno partecipato a questo progetto, perché è veramente bello. Esce un survival horror per alcuni, uno strategico per altri, tutto quello che, perché visto che siete tutti diversi, che è molto 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 particolare. Ma ora Bruno che cosa fa? Ha vinto questo bel premio, che cosa farai adesso? Beh, adesso sono diversi i progetti che ci stiamo approntando. Like Me Like a Joker lo stiamo continuando a fare post-produzione, usciranno i nuovi episodi, tra l'altro in questi giorni ci sono proprio i doppiaggi delle nuove scene. Vediamo l'ora, perché appunto è un nuovo blocco di episodi, quindi ci sarà una nuova estetica, si vedranno anche i cambiamenti di questi ultimi un anno e mezzo dove abbiamo girato queste nuove scene, e altri festival futuri sempre per questa serie. Tra l'altro il prossimo sarà l'Asia Web Awards a dicembre. Poi c'è il corto documentario che abbiamo sempre realizzato in lockdown, io e Noemi, c'è di Sospesi, cercheremo appunto di farlo girare diversi festival. Poca roba hanno fatto nel lockdown. Più roba in lockdown. E poi, come vi dicevo, sta uscendo anche il trailer, perché The Nine è uscito già su YouTube, ma ora stiamo cercando di farlo girare in festival, piattaforme, e ho avuto l'onore di montare questo trailer, che ha sei lingue diverse. Quindi è stata un'esperienza fantastica, perché montare il trailer di un disaster movie non mi era mai accaduto. No, infatti, no, con un tanto di giornalisti di tutte le parti del mondo che parlano di questo lockdown, di questa invasione. È veramente bello. È stato fantastico. È un'opportunità, secondo me, che serve, perché il mondo indipendente ha veramente tanta carne a fuoco, ed è quello magari che molte volte riesce a smuovere anche i più grandi, e infatti è libero, e riesce a smuovere anche le idee dei più grandi, che alcune volte è un bel copycat, alcune cose, però sai, è un bel mondo, noi lo raccontiamo sempre con tutti i nostri format dedicati al mondo degli indie. Quindi, che dire, Bruno, io ti auguro il meglio, poi se c'è qualche parte da fare, io faccio quello che licenzia, non so, il licenziatore non esiste nel mondo, non ce lo mettiamo là, vediamo cosa possiamo fare, una piccola particina, ragazzi, nell'ufficio del pinguino. No, non si può fare, magari licenzio qualcuno, vediamo cosa posso fare. Il pinguino non licenzia, non lo so, magari quello dice vieni ammazza, che ne so, se devo licenziare io sono perfetto. Tra l'altro in questi episodi arriveranno grandi villain che ancora non sono visti. Io posso fare il braccio destro di qualcuno, non ti preoccupare, vediamo cosa può capitare. Va bene, ragazzi, uscirà questa bellissima intervista su YouTube, quindi già se state seguendo su YouTube, e metteremo qualche piccolo spezzone anche su tanti altri social, di cui non posso dire il nome, sennò poi ci ramazzano. La cosa importante è questa, ragazzi, seguite il mondo indipendente, seguite veramente gli sviluppatori e seguite tutta la scena emergente, perché può veramente crea tantissime tantissime perle, un po' come Like Me, like a Joker, e in questo caso The Nine. Grazie a tutti, ragazzi, ci vediamo presto, se non ci seguite vi licenzio. Grazie.